Ben ritrovati amici di Udinese TV, ben ritrovati intorno all'appuntamento con Social Channel. Anche questa sera analizzeremo un po' tutto quello che è successo nel corso del weekend. Sono davvero tantissime le situazioni delle quali parleremo insieme dall'Udinese che insomma purtroppo non è riuscita ad emergere con l'Empoli. Ha una serie di situazioni molto molto simpatiche che sono verificate anche dai nostri colleghi e poi ovviamente spazio al gossip, spazio alla bellezza. E una bellezza ce l'abbiamo anche noi in studio con Alice Mattelloni. Ciao Alice! Ciao Fernando, troppo gentile. Buonasera, ben ritrovati. Allora Alice, siamo già pronti ad analizzare un po' tutte le situazioni che sono venute a creare nel corso di questa settimana. Io direi subito di partire da quella che è la situazione che ha coinvolto un collega, no? Durante Palermo-Inter gli è Eh sì, successo qualcosa di allora molto particolare. partiamo subito da questa perché potresti ritrovarti anche tu in questa O anche tu, situazione. eh? Anche Anch'io, tu. effettivamente. Allora, cos'è successo? Sì. Praticamente un inviato di Sky Sport si è ritrovato praticamente assalito dai tifosi Sì. e pensava di non essere in diretta e non l'ha presa proprio Andiamo a bene. vedere. Vediamola. Il 20 novembre, poi sono invece di gol ne ha fatti 3 nelle ultime 4 partite. Sarà un Palermo schierato con il 3-5-1-1 con il ritorno di Schöne in difesa mentre sentite l'assalto dei tifosi. Allora, mi sa che non è possibile. No, 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 le voglio vedere fino alla fine, no, non questo è il calcio che vogliamo vedere. Poverino, poverino, no, È finito il collegamento, vi siete divertiti, andate a finire così, Mattelloni. Ti L'hanno auguro praticamente anche sommerso. sì, auguro anche a te, insomma, di vivere Anch'io a una situazione simile, perché no, è formativa, è formativa, te. Beh, sì. si dice così in questi casi. Alice, noi concentriamoci subito sul nostro prossimo avversario. Arriva il Milan di Vincenzo Montella, un Milan che nel corso di questa settimana ha subito chiuso un colpo di mercato. Parliamo di Gerard Deulofeu, giocatore che arriva dall'Everton, uno spagnolo molto interessante. In molti, anche la qui presente Alice Mattelloni, che appare anche meravigliosamente alle mie spalle, si chiederà chi diavolo è. Esatto, vero Esattamente. Alice, sono stato molto più signorile nel dare voce ai tuoi pensieri. Deulofeu, ve lo facciamo vedere noi, eccolo qui.
Insomma, questo è De Lofeu, giocatore appena arrivato al Milan, spagnolo, molto probabilmente esordirà proprio contro di noi, e quindi aspettiamoci un bel giocatore, speriamo, non un bel esordio, però un giocatore che ha superato le visite mediche. Alice è in perfetto peso forma. Sì. Anche tu, io un po' meno, ma ci sono giocatori che onestamente stanno anche peggio del sottoscritto, ma sono comunque scesi in campo. Sì, ci sono giocatori che diciamo che non hanno proprio un fisico da giocatore. E uno di questi è stato proprio additato da Mihajlovic, è Maxi Lopez. Appunto, Mihajlovic ha usato la metafora della lavatrice sotto la maglietta per rendere l'idea delle forme del giocatore. Diciamo che però Maxi Lopez può stare tranquillo, perché ci sono giocatori che sono scesi in campo con una mole ben maggiore. Allora, sì, la lista è lunga, no? Ci ricordiamo anche, ecco il primo, vedi, Ronaldo. Io e Ronaldo, che... Ronaldo, l'ultimo Ronaldo, cara Alice, era davvero qualcosa sì, di impressionante. No? Mi ricordo quando ero più piccolina che aveva fatto scandalo questa, sì. Insomma, le condizioni fisiche di Ronaldo. Infatti, 118 qui vediamo 118 kg. Ce ne sono diversi poi, adesso sì. Te li faccio vedere uno ad uno perché la pagina è lenta. Ecco anche Adriano. Il buon Adriano che tra l'altro, piccolissima parentesi, poi ti lascio ancora la linea, è pronto a tornare in campo, mi auguro leggermente meno grasso della foto che ci ha appena fatto vedere Alice, dovrebbe tornare in campo col Botafogo in Brasile, noi lo aspettiamo perché è un giocatore che ha segnato la storia del calcio, cosa che invece non ha segnato questo signore qui, che invece mi sembra avere un bel po' di peso, no? Quest'altro giocatore? Esatto, sì, anche quest'altro giocatore che è Antonio Cassano, sì. È tornato ad allenarsi, infatti su Calciatori Brutti si scherza, si dice Cassano è tornato in splendida forma. Vediamo che in realtà dopo il periodo natalizio i panettoni sono ben evidenti, quindi in splendida forma proprio non è. No, devo dire che effettivamente si è divertito evidentemente nelle feste Antonio Cassano, già non era un figurino diciamo così quando giocava in maniera continuativa. Adesso fa, direi, molta più difficoltà a resistere a tavola. Alice, io so che tu a brevissimo avrai un esame, no? Non voglio tirartelo, non voglio più parlarne, però... Ebbene sì. Nel caso in cui ti dovessi trovare in difficoltà, c'è un metodo che stiamo apprendendo noi. Guarda, in realtà spero proprio che non sia la mia performance di giovedì. Okay. Perché si è scherzato molto su un'intervista che appunto è stata fatta alla Poelkana che tempo che fa con Fazio, perché diciamo che non ha avuto proprio un modo di parlare molto lineare, Fernando. Vogliamo andare a vedere? Balbettato. Vogliamo esatto. Vederlo? Andiamo a vederlo. Sono il fondatore di Italia Independent e Independent Ideas, la Poelkana. Mi raccomandate. Come stai? Ciao, ben trovato, come stai? Bene. Allora, Lapo, com'è andato il matrimonio ieri del tuo amico? Non sembrava un matrimonio. Fantastico. Però, allora, e poi le belle comunque dico direi che prima di tutto l'albero è magico e io senti la scusa che io in che lingua penso direi che ground zero senti Apo, ma primo punto uno io ero il suo portaborse perché dico portaborse perché ero come direbbero in francese il suo portaborse perché dico portaborse perché ero come direbbero in francese il suo portaborse perché dico portaborse perché ero come direbbero in francese non ha tra le al cioè ci si sì, no. Io credo che faccio uso di cocaina, ma io prima di tutto quello che mi sento di dire è era tagliata male. Cioè tu sei uno degli azionisti di maggioranza della Fiat. Ognuno dunque dico... è un modo per ritardare. Ed è stato che ho amato, amerò e continuerò ad amare di cocaina senza tutto certo. L'ambaradam come direbbero certi io ho sempre amato la luna. Non ti è mai capitato da voi? No. Senti, ti ringrazio moltissimo. Io ringrazio te. Grazie tante. Ciao.
La serie interminabile di baci, devo dire che mi ha steso. Un'intervista, no? Densa di contenuto. Piena di contenuti. Io mi auguro che il tuo esame, non diciamo quando, vada molto meglio. Spero, però leggermente meglio, esatto. Speriamo. Altrimenti puoi cavartela come ha fatto il nostro La Poeta. Esatto. Davvero uomo. Giustificandomi con l'uso di sostanze. Esatto. Sì. Quello proprio è l'ultima carta che puoi giocarti. L'ultima carta e puoi giocarti nel caso in cui dovesse andare male. Ma ovviamente ci auguriamo di no. Chi non fa uso di sostanze, di questo ne siamo certi, è Marco Verratti, che però in campo col Paris Saint-Germain, mentre vedo che tu continui a propormi una foto che mi fa ridere particolarmente, ma ci arriviamo tra pochissimo. Marco Verratti ha fatto questo in campo, ne hanno parlato praticamente tutti. C'è stato, quando dico mi sento un po' La Poeta, c'è stato questa situazione con Verratti che si è accasciato e di testa ha passato il pallone al portiere. È una situazione molto strana, quasi da irridere quelli che sono gli avversari. Verratti l'ha fatto per permettere al portiere di prendere la palla con le mani. È stato ammonito, in molti ci hanno chiesto come mai, se è una cosa che si può fare. No, è vietato al regolamento fare una cosa del genere, ossia passare la palla al portiere con la testa o comunque con una parte del corpo che poi permetta al numero uno di bloccarla con le mani. È vietato farla in maniera del tutto volontaria, con dei gesti innaturali, diciamo così, perché Verratti quel pallone poteva toccarlo con il piede ed è innaturale, almeno per il 90% della popolazione, buttarsi a terra e toccarla con la testa all'indietro. Questo non si può fare, quindi Verratti vi possiamo assicurare che non fa uso di sostanze, almeno quando è in campo, e tutto questo è frutto semplicemente del genio, che però a volte si tramuta in un cartellino giallo. Alice, puoi finalmente farci vedere questa foto, perché non ce la faccio più. Raccontami un po' che cosa sta succedendo. Ecco, volevo farti vedere questa foto di Zamparini, sì? In versione chef, ma uno chef particolare, perché sì, appunto c'è un personaggio che sta spopolando nel mondo del web, perché diciamo che cucina le sue pietanze, i suoi piatti in maniera molto particolare, ad esempio mettendo le spezie con dei gesti davvero particolari, come esattamente sta facendo qui Zamparini con tutti gli allenatori che ha esonerato. Io riconosco Gigi Del Neri. Anch'io, e riconosco anche gli Iachini. Esatto, ci sarebbe anche Colantuono in realtà, che non è stato però inserito. Li abbiamo presi un po' tutti noi, gli allenatori che ha esonerato Zamparini. C'è Ballardini che potrebbe tornare, l'ultimo è Corini che si è dimesso. Riconosco anche un Rino Gennaro Gattuso che è buono per tutte le stagioni. Insomma, è davvero, vedo che indugi con il mouse sul naso del buon Gennaro Gattuso. Insomma, effettivamente lo Zamparini in versione chef ci piace particolarmente. Allora, Alice, io direi che è giunto il momento che i telespettatori di Sesso Maschile tanto amano, no? Quando parliamo delle fiamme dei calciatori. Giocatori, esattamente. Beh, ora ci concentriamo sulle fiamme di giocatori, in particolare della Juventus. Sì. Ecco qua, partiamo subito dalla prima, che è la nuova fiamma di Dani Alves. E diciamo che non è male. Assolutamente male. Come si chiama la signorina? Si chiama Johanna Sanz. Johanna Sanz. È evidentemente una modella, sì, dalle bellissime forme, come possiamo dire. Approvi, tu approvi? Vabbè, io approvo, questa davvero la trovo molto bella. Ok. Guarda che bella ragazza. Sì, e poi in realtà c'è una ragazza che a te piace molto, una modella che a te piace molto, sì, che sempre parlando di forme, appunto, è molto ben fornita. Ecco. Di chi stiamo parlando? Di una ragazza che ha sempre qualcosa a che fare con la Juventus. Sì. Purtroppo sì, dobbiamo dire noi, parliamo di Emily Ratajkowski. Esattamente, parliamo della bella Ratajkowski. Sì, che con questa foto ha infranto un po' di cuori, no? Eh sì, perché a quanto pare ha questa maglia della Juventus, un numero 10 assolutamente meritato, e chissà, allora ce lo siamo già chiesti quando c'è stato l'evento, no? In occasione dello stemma della Juventus. Sì, del cambio di stemma. Del cambio di stemma, è molto presente, no? Ecco Alice, tu adesso vuoi dirmi questo, vuoi dirmi che c'è un giocatore della Juventus che potrebbe aver attirato su di sé le simpatie della bella Emily. Vuoi insinuare questo dubbio e lanciarmi nel dramma più totale? Vabbè, vuol dire che dovrò rinunciare a... Volevo farti vedere anche un commento. Sì, che occhio, perché i commenti... 3312 like. Sì.
È la prima volta che Marotta punta tutti e due gli occhi nello stesso punto. Sì, evidentemente Emily Ratajkowski ha anche questi poteri, devo dire, sì, che effettivamente non mi sorprende. Allora, oggi è anche giornata dei compleanno di Luis Suarez, il pistolero, giocatore fortissimo, secondo il nostro Guido Gomirato l'attaccante più forte che c'è al mondo. Luis Suarez che nel corso della sua carriera, Alice, si è macchiato di una serie di situazioni un po' al limite, tant'è vero che è stato soprannominato il vampiro, visto che ha questa passione nel mordere la gente. Ne ha fatto le spese anche Giorgio Chiellini, ma non solo, ne ha fatte davvero di ogni colore nel corso della sua carriera. Noi le abbiamo raccolte in questo video che ci andiamo a vedere. Domme overtreding. En dan hebben Suarez en Bacallet nog met elkaar aan de stok gebaard. Bacallet, ben ik daar gebeten door Suarez? Het oor van een tegenstander af. En Suarez probeert nu een hap uit het lichaam van Bacallet te nemen. Zelden of nooit vertoond op de Nederlandse velden. En dan het eindsignaal van Björn Kuipers. Geen goals bij Ajax-PSV. Het gebeurt slechts zelden. Het is een uitslag waar beide ploegen weinig mee. Bacchelli, Danny goes on his own. And now Luis Suarez. Good save by the goalkeeper. And Luis Suarez turns the ball home. A kiss of the wrist. Liverpool celebrate. Alan Marriott appeals for handball. But as soon as he's come on, Liverpool win. One of those up for it. It's going to get the flick in. And Muslera. Oh, cleared on the line, and cleared on the line, it's coming out as well. Well, there had to be drama right at the end here, and the red card is shown. Suarez. Still going, Suarez, really. His tumble came too late. The challenge was a half a second before the fall. That's why Lee Mason didn't award anything. Ball still pressing, Sturridge, Suarez. Gerrard trying to win the corner, blasted it against Bertrand. It was a promising Liverpool break, but it never really got into top gear. And what's happened next? Ivanovic is down and Suarez is being spoken to about it. I think Branislav Ivanovic is insinuating here that Luis Suarez bit him. Such a busy player, Suarez, constantly keeping defenders on their toes. Isn't he? Interesting to see that Manchester United are leaving two up now, well, from these corner kicks. Dentro del área de Italia tiene problemas. Darmian batalla con Cavani, dos hombres en el suelo. Se vuelve a quejar de la cara a Chiellini. El otro involucrado es Luis Suárez. Cabezazo. Ahí le da un cabezazo, ¿eh? El reglamento no dice que el cabezazo tiene que ser ni fuerte ni chiquito. Le da un cabezazo. Cabezazo y codazo. Parece que no va a haber nada. Y enseña la camiseta rota acá a Chiellini. Qui a questo punto si tratta di fame, perché sono ben tre i morsi che ha dato nel corso della sua carriera Luis Suarez. È bello come i telecronisti uruguagi dicessero cabezazo, ossia una testata. In realtà aveva proprio affondato, esatto, i canini, sì, nella spalla del povero Giorgio Chiellini. E soprattutto comunque, se li teneva, come se si fosse fatto male lui, no? Esatto, esatto. Ha cercato un attimino di distrarre l'arbitro, ma non ha funzionato. Alice, diamo due notizie velocissime che riguardano due grandi giocatori, uno è Pirlo e l'altro, allora, è Lamela, due notizie completamente, esatto, diverse. Esatto, diamo prima una notizia un po' più triste, okay, no, rispetto a quella di, sì, Pirlo, e riguarda Lamela, no? Giocatore, sì, del Tottenham, che è da molto tempo a Roma. Allora, l'allenatore del Tottenham infatti giustifica questa sua lunga permanenza non solo per quello che è stato l'infortunio all'anca, ma c'è dietro qualcos'altro. Appunto, il giocatore soffre di una depressione per la morte del cane, quindi sembra che Roma sia appunto una città che lo faccia stare meglio, e quindi in questo periodo si trattiene nella nostra capitale. Giusto, giusto, giusto. Invece una bella notizia riguarda il nostro Andrea Pirlo, perché sta per diventare papà per la terza volta. E di due gemelli, quindi diventerà papà di quattro bambini quando nasceranno, appunto con la nuova compagna che è Valentina Baldini.
E quindi insomma questa è una bellissima notizia. Bravo. Per bravo Pirlo che Pirlo. Fa quasi concorrenza alla nostra Giorgia Bortolossi in termini di prolificità, no? In termini di espansione della stirpe, perché i Bortolossi, anzi i Motta stanno crescendo davvero a vista d'occhio. Allora, noi siamo quasi in chiusura, prima però tu hai parlato di Pirlo che gioca negli Stati Uniti, un altro gioca negli Stati Uniti è Sebastian Giovinco che potrebbe trasferirsi in Cina. Incredibile, perché Giovinco guadagna 15 milioni di euro all'anno a Toronto, in Canada, però gioca chiaramente nel campionato americano, e potrebbe trasferirsi in Cina. Addirittura lo stipendio aumenterebbe ancora di più, e questo è qualcosa di incredibile. Il suo agente Andrea D'Amico ha detto che sì, i cinesi sono interessati e se ne sta parlando. Sarebbe davvero qualcosa di clamoroso per il portafoglio di Giovinco, che sembrava aver già raggiunto il suo massimo, invece a quanto pare c'è ancora molto molto da fare. Alice, siamo in chiusura, ci salutiamo con una clip bellissima dedicata a un nostro giocatore che in questo momento è in prestito. Si tratta di Alex Meret, che ci sta rendendo orgogliosissimi in Serie B con Simone Pontisso, sta facendo davvero delle grandissime cose, ha vinto il premio come miglior portiere della settimana per quanto riguarda ovviamente la serie cadetta, e noi vogliamo premiarlo con questo video che raccoglie un po' tutte le sue parate. Alice, grazie mille per avermi fatto compagnia. Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie a voi per averci seguito, ci salutiamo con Alex Meretti, ovviamente l'invito è quello di restare sempre su Udinese TV, la casa del tifoso bianconero. Escape and